Corinne Clery è svenuta in diretta, durante la puntata dell'Isola dei Famosi. Il fatto è accaduto quando è stata proposta una prova complicata di coraggio, insieme a Pamela Camassa e Paolo Noyes. Mentre gli altri due naufraghi si sono recati alla postazione tranquillamente, Corinne si è subito ribellata. Pamela ha tentato di portare con sé la sua compagna d'avventura, ma questa era spaventata all'idea di vedere, o stare vicina a dei serpenti. In realtà, non erano questi gli animali posizionati dentro una scatola, bensì alcune blatte e foglie. Alvin ha deciso di trasportare Corinne nell'altra zona della palapa, per convincerla a fare la prova. Tuttavia, l'atteggiamento dell'inviato non stava aiutando per nulla, come ha fatto notare anche Ilary Blasi. Infatti, la Clery ha continuato a tirarsi indietro spaventata. «Non ci penso proprio», ha assicurato la naufraga. Mentre tutti cercavano di convincerla, ecco che l'attrice francese è apparsa profondamente provata, al punto da cadere tra le braccia di Alvin. Un'edizione molto dura quella di quest'anno, come hanno fatto notare anche Ilary Blasi e Alvin. «No dai, evitiamo di forzarla», ha dichiarato Enrico Papi, vedendo la naufraga davvero molto provata. Una scena inaspettata, che ha visto Alvin cercare di reggere Corinne fino all'arrivo del medico. «Corinne, non c'è nessun serpente, mettiti un attimo seduta», ha consigliato dallo studio la padrona di casa. La Clery così è tornata a sedersi, e ha voluto prendere il suo posto Elena Prestes. Ma il pubblico, questa scena non l'ha apprezzata per nulla, e non solo per lo svenimento in sé. A detta di molti telespettatori, Ilary e Alvin sarebbero stati indelicati nell'affrontare così la fobia di Corinne. Con le fobie non si scherza, e l'attrice francese è andata seriamente in panico, alla sola possibilità di vedere un serpente. La maggior parte del pubblico crede che non avrebbero dovuto insistere di fronte al rifiuto spontaneo di Corinne. Anche considerato che comunque, non erano presenti dei serpenti, come l'attrice pensava. Alla naufraga è comunque andata bene. Elena, Paolo e Pamela hanno vinto la prova. Ognuno di loro ha scelto con chi condividere il premio. Rispettivamente, i tre naufraghi hanno scelto Corinne, Marco Mazzoli e Cristina Scuccia. I sei concorrenti hanno così potuto gustare parmigiana, compresa la Clery. Che ne pensate? Credete anche voi che questa volta hanno proprio esagerato? A voi i commenti!